Ciao a tutti ragazzi, da 100% Ciociaro e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone ottiene la sua seconda vittoria consecutiva battendo l'Ascoli per 1-0 grazie ad una rete nel secondo tempo siglata da Sarri che ha triplato Kragl e un difensore che poi davanti alle ali angolato ha tirato di potenza pochi metri e ha segnato. Però bisogna dire che la partita di ieri l'ha fatta l'Ascoli, veramente Frosinone inesistente nel primo tempo, Ascoli padrone del gioco che ha avuto diverse occasioni, può recriminare per un paio di tocchi di mano, credo più il primo tocco di mano, però proprio all'inizio partita e a fine partita. E che Ascoli che crea tanto, però che non conclude. Frosinone invece che ha avuto sì e no, due, tre occasioni, quella più ghiotta mancata con Tabanelli, e porta a casa il risultato, sfatando anche il tabù dello stirpe, visto che l'ultima vittoria risale alla partita con lo Spezia di fine campionato, perché altrimenti nel dopo quarantena quella è stata, non ci sono state vittorie in casa e nemmeno nei playoff, quindi così non torna a vincere allo Stirpe dopo tanto tempo e adesso si rialza al quarto posto dietro al terzetto di testa, che se non ricordo male Cittadella, Salernitana e l'altro non lo ricordo adesso. Ho un vuoto, forse la regina, non mi ricordo. Ripeto, un Ascoli che sicuramente meritava di più nel primo tempo, vivaci gli attaccanti, i giocatori dell'Ascoli, Sabiri, Chiricò, più pericolosi, anche Kragl, l'ex di turno, che ci spaventa su due punizioni, la prima nel primo tempo, più distante su 30-35 metri, alta sulla traversa, però molto potente, che va anche a sradicare uno dei seggiolini della curva, credo sia la nord, adesso non ricordo male. Nel secondo tempo invece, proprio sul finale di gara, Kragel un'altra volta, stavolta sorprende tutti tirando una punizione più precisa e morbida, che si va a stampare sulla traversa, ritorna indietro e credo nel lisciare il rinvio la palla abbia toccato un braccio di un giocatore del Frosinone, lì per lì non forse impercettibile da parte dell'arbitro, però evidentemente poteva starci rigore, però l'arbitro dice che non c'è e fa finire la partita. Nel mezzo, dicevo, l'Ascoli ha avuto diverse occasioni con Sabiri, con Chiricò soprattutto, Frosinone che fa fatica veramente nel primo tempo a creare occasioni. Praticamente Pasicek mai servito in maniera adeguata, forse giusto su un colpo di testa. Ciano, inguardabile in queste partite dove sta lì a fare la punta, che non lo è, ma non si crea proprio gioco, non c'è niente da parte del Frosinone. Cambia la partita nel secondo tempo quando di nuovo, come per la partita contro il Venezia, entrano Novakovic e Dionisi. La partita si accende e poi Salvi trova questo Eurogol alla brasiliana, possiamo dire, dribblando Kragl, dribblando un difensore, segnando di prepotenza. Dopo che Tabanelli si era mangiato un gol fatto davanti alle ali, arriva questo vantaggio del Frosinone. Dopo il vantaggio del Frosinone, l'Ascoli ha una doppia chance per pareggiare. Bardi si ritrova il pallone tra le mani e lo manda in calcio d'angolo. E sulla situazione successiva,
smanaccia poi su un altro tentativo di Pirini, adesso non ricordo male, comunque l'Ascoli sia prima che dopo il nostro gol, le occasioni che ne ha avute, noi ci abbiamo difeso quel vantaggio, insomma. Siamo scesi sempre oltre 5-2 in campo, Barty in porta, Curado il neoacquisto che ha giocato anche la partita con Venezia, Siminski che però è dovuto uscire per un infortunio, è entrato agli auto, Brighenti, a centrocampo De Lia, Castanos che poi ha lasciato il posto all'inizio secondo tempo a Trippuzzi, Maiello e Salvi, Tabanelli messo da trequartista, diciamo, e Pasicek e Ciano. Non capisco perché Pasicek e Novic non possano giocare insieme. Pasicek è un attaccante puro. Almeno vedendo i video su YouTube si vede che ha molta confidenza quando riceve dei bei palloni, riesce a crearsi l'occasione e a segnare. Novakovic in certe occasioni riesce a crearsi anche lui da solo l'occasione, ma è un giocatore che crea occasioni anche per i compagni. Quindi non vedo perché non hanno caratteristiche uguali, stesse caratteristiche, quindi secondo me possono completarsi a vicenda. O allo stesso modo provare a far giocare Dionisi Novakovic o Dionisi Paršišek, che se proprio non, per adesso non vuoi mettere Novakovic e Paršišek. E metti Ciano trequartista perché Ciano punta non rende, non rende, l'abbiamo visto in tutti questi anni. Ciano rende se sta più dietro, non rende come punta. Purtroppo questo non lo si capisce. E sta attraversando una fase calante Ciano in cui è inservibile. L'unico campionato che ha fatto alla grande è stato quello della promozione e ha giocato. Giochicchiato in Serie A facendo quei 7 gol, però per il resto non ha più reso come prima. Perché? Perché lo si fa giocare come punta. Tanto vale farlo giocare un po' più indietro, mettere delle punte che ci sono e provare a giocarsela. Invece così regaliamo sempre un tempo agli avversari, poi si fa il cambio e se ti va bene trovi il gol come l'ha fatto Sabbi, altrimenti pareggi o perdi. Questa squadra ha difficoltà nel costruire il gioco, lo si vede in tutte le partite, è una caratteristica che ci portiamo dietro anche dall'altra stagione, che per un periodo però ci ha portato bene, siamo arrivati al secondo posto prima della quarantena, perché riuscivamo a controllare i primi tempi, facendo sì giocare l'avversario ma non concedendo tanto e punendoli nel secondo tempo. Invece si sta vedendo che regaliamo il primo tempo all'avversario, che però crea tanto, spreca sì l'avversario, però crea molto, e se ci va bene nel secondo tempo riusciamo a segnare, altrimenti si pareggia o si perde. La prossima partita è con la Virtus Entella in casa di martedì sera, se non mi ricordo male. Vediamo cosa succede. Per questo video è tutto, vi invito a iscrivervi al canale e mettere mi piace. Vi lascio in descrizione la pagina Facebook della Terra dell'Origine Azzurri e noi ci vediamo alla prossima.